BioFarm, come dicevo prima, nasce proprio per supportare i piccoli agricoltori e l'esigenza è nata nel voler e nel dover inizialmente aiutare mio papà. Mio papà ha una piccola azienda agricola in Calabria, Rossano, dove produciamo clementine e arance. Ovviamente in bio. Sì, ero tornato in Calabria dopo una decina di anni tra studio e lavoro in Italia e all'estero e come tanti avevo fatto l'emigrato al contrario, ero ritornato un po' quel nostos che ci spinge a tornare a noi del sud e lì, come dire, l'esigenza era proprio quella di riuscire a supportare mio papà che vedevo in difficoltà economiche, dovuta principalmente a una non sostenibilità dei prezzi di vendita delle clementine e delle arance, e chi è di giù conosce bene queste dinamiche. Dinamiche dovute al fatto proprio appunto che all'interno della filiera agroalimentare il produttore, così come il consumatore, non hanno alcun potere decisionale, comunque essendo molto frammentati, vengono un po' schiacciati dagli attori principali che sono gli intermediari, in primis la GDO. Mio padre era costretto a vendere le proprie clementine bio a 20 centesimi al chilo, quindi un prezzo non sostenibile. E l'idea era proprio quella di bypassare la filiera, creando un contatto diretto con il consumatore, ma quello che volevo era riuscire a portare al consumatore non solo il frutto, ma fargli percepire cosa ci fosse dietro quel frutto che poi arriva a tavola, no? Quindi renderlo consapevole e fargli capire che quella frutta è diversa da quella che compra al supermercato, sia in termini di qualità ma anche di impatto di sostenibilità. E l'idea era quella di utilizzare il digitale perché è lo strumento più semplice, più immediato che mi consentiva a me dall'altra parte d'Italia di poter vendere magari a Milano, perché no, anche all'estero. Tutto iniziò con l'idea di un e-commerce, un banale e-commerce dove vendere la frutta di mio papà. Dall'e-commerce però poi siamo passati col mio socio a ragionare su qualcosa di diverso, perché? Perché non potevamo vendere clementine e arance 2 volte al mese online, 2 mesi all'anno online, poi gli altri 10 mesi chiudere la serranda. Sull'e-commerce non è possibile, deve essere aperto tutto l'anno. E quindi abbiamo provato a guardare il problema da un altro aspetto, no? Sai, un po' pensare fuori dagli schemi. Abbiamo detto, invece di vendere le clementine e le arance, proviamo ad affittare gli alberi. Poi abbiamo visto online che c'era già chi lo faceva, ma secondo noi non lo faceva bene. Erano piccoli produttori che lo facevano in maniera amatoriale, non aggregata e non digitale. E quindi ci siamo detti: proviamo ad utilizzare l'adozione come termine, come concetto per legare il produttore e il consumatore, utilizzando il digitale. E quindi utilizzando il digitale abbiamo creato questa prima piattaforma, questo primo sito dove c'era solo l'azienda agricola di mio papà. Io condividevo con il telefonino dei campi gli aggiornamenti, le fotografie, raccoglievo anche la frutta, facevo le scatole, facevo tutto all'inizio. E da lì abbiamo visto che la cosa piaceva, che c'era una risposta positiva da parte degli utenti che adottavano, pagavano anche un anno prima di ricevere la frutta per voler supportare l'agricoltore, per voler vivere l'esperienza di essere appunto consapevoli di ciò che poi arrivava sulla loro tavola. Wow. E quindi poi abbiamo iniziato ad aggregare, a far entrare altre 2 aziende calabresi all'inizio e niente, poi abbiamo iniziato il nostro percorso utilizzando l'adozione non come fine per fare profitto, ma come mezzo per collegare 2 persone geograficamente distanti.